Ciao Mimi. Oggi vi leggo la storia Ruby e la storia di quando incontrò una preoccupazione. A Ruby piaceva essere Ruby. Amava volare in alto. Ed esplorare posti selvaggi e lontani. Qualche volta arrivava persino nella zona più remota del giardino. Ruby era davvero felice. Finché un giorno scoprì una preoccupazione. Non era molto grande, era ancora così piccolina. Anzi, era così piccola che all'inizio Ruby non se n'era quasi accorta, ma poi la preoccupazione aveva iniziato a crescere. Era diventata più grande. Ogni giorno diventava sempre più grande. Non la lasciava mai sola. Era lì a colazione a fissarla da dietro la scatola dei cereali ed era ancora lì la sera mentre si lavava i denti. Era diventata grande. La cosa strana era che nessun altro riusciva a vedere la preoccupazione di Ruby, neanche la maestra. Così Ruby faceva finta che fosse invisibile, anche per lei. Era diventata sempre più grande. Provava ad andare avanti, come se fosse stato tutto normale, ma non era così. La preoccupazione era sempre lì a impedirle di fare quello che prima amava fare. Guardate quanto era diventata grande. Vediamo cosa succede. Ruby si chiedeva quando se ne sarebbe andata via e se mai l'avesse lasciata e se fosse rimasta lì sempre con lei. Ruby non se ne rendeva conto, ma stava facendo la cosa peggiore che puoi fare quando hai una preoccupazione. Si stava preoccupando. Guardate un po' quando era diventata grande la preoccupazione. Così la preoccupazione diventò enorme, grandissima. Entrava a malapena in cucina e riempiva da sola mezzo autobus. Oh, che grande! E al cinema occupava l'intera fila. Ruby non riusciva a pensare a nient'altro che alla sua preoccupazione e le sembrava che non sarebbe mai stata più felice. Poi un giorno accadde qualcosa di sorprendente. Nel parco Ruby vide un bambino seduto da solo. Sembrava che si sentisse proprio come lei, triste. E poi notò qualcosa che gli ronzava intorno. Ma era forse una preoccupazione. Guardate un po' cosa c'era intorno al bimbo triste. Lo era! Ruby si accorse che nonostante tutto non era l'unica persona con una preoccupazione. Ognuno aveva una preoccupazione. Così decise di chiedere al bambino a cosa stesse pensando e mentre lui raccontava avvenne qualcosa di incredibile. La sua preoccupazione cominciò a rimpicciolirsi. Guardate un po', diventò più piccola. Allora Ruby fece la cosa migliore che puoi fare quando hai una preoccupazione. Iniziò a
parlarne. E più parlava, più la preoccupazione di Ruby diventava piccola, piccola, quasi non si vedeva più. Poco dopo, entrambe le preoccupazioni erano scomparse. Guardate un po', erano andate via piccole, piccole. Finalmente Ruby si sentiva di nuovo Ruby. Certo, non fu l'ultima volta che Ruby ebbe una preoccupazione. Tutti ne hanno ogni tanto, ma adesso aveva capito come liberarsene. Vedete quanto piccolina era diventata la sua preoccupazione. E quando una preoccupazione arrivava, non rimaneva mai a lungo. Ecco qui. Allora, cosa fare quando si ha una preoccupazione? Parlarne con la mamma, col papà o con la maestra. Parlarne con qualcuno e la preoccupazione diventa sempre più piccola.